Arpa Marche, che sostituisce il direttore generale, che sostituisce Luca Marchesi, e poi il dirigente scolastico Fausta Grassi, che credo sia qui, prego. Andrea Minutolo di Lega Ambiente, prego. Quindi siete voi tre, quindi vi prego di accomodarvi, cerchiamo insomma di recuperare. Uno uguale a me, grazie. Insomma, abbiamo visto, la presentazione è stata varia e variegata, perché abbiamo visto che l'impostazione del progetto, poi alcuni approfondimenti, se volete, anche molto tecnici, ma assolutamente necessari per poter poi comprendere. Ah, eccolo qua, scusa, non ti avevo visto, prego, prego. Ecco il sindaco di Pesaro, che ringrazio davvero per la sua presenza, prego, ciao. Grazie, grazie davvero, scusa, non ti avevo visto nella. Sì, stavo riepilogando molto velocemente la discussione di questa mattina. Questo è un progetto, insomma, che ci ha visto anche collaborare con l'ANCI, proprio perché il tema della qualità dell'aria interessa moltissimo tante città del nostro paese, molte collocate in una determinata zona. Abbiamo lanciato questo progetto di cui abbiamo proprio sviscerato, lo stiamo lanciando, che prevede da un lato ovviamente un background tecnico, l'utilizzo di queste metodologie di campionamento da parte degli studenti, molto semplice, che consente di integrare i dati che già abbiamo sulle città, che sono tantissime, perché oggi poi è stato anche fatto vedere quanto il nostro sistema di monitoraggio sia tra i migliori a livello europeo, perché in tutte i confronti tecnici che abbiamo avuto con gli altri paesi europei, alla fine il nostro sistema è stato quello giudicato tra i migliori in assoluto, tra i più precisi. Quindi i dati che vengono forniti dalle agenzie tecniche sono dati assolutamente di primissimo livello, che però stiamo integrando con questo processo, diciamo, in cui vedono le scuole protagoniste. Le scuole protagoniste perché? Perché siamo convinti, questo poi è il tema, anzi ti darei poi subito, la parola, perché il tema è quanto è credibile, cioè il tema è la credibilità del decisore politico una volta che assume il dato, nel produrre alcuni provvedimenti nei confronti dei cittadini, che quasi a volte sono provvedimenti restrittivi, a volte no, perché le città in realtà oggi stanno lavorando moltissimo su aspetti infrastrutturali. Poi Ricci è sindaco di un comune come quello di Pesaro, che ha sviluppato moltissime alcune politiche ad esempio sulla mobilità sostenibile relativamente alla bicicletta, con mio dispiacere, perché io sono di Ferrara, me lo sono trovato davanti in una graduatoria sulla ciclabilità, ma questo a significare che poi insomma i sindaci ovviamente tentano di dare il loro contributo il più possibile, sapendo che il tema della qualità dell'aria, l'abbiamo visto, è un tema che ha una valenza che va oltre a volte le decisioni del singolo amministratore locale, perché soprattutto in aree particolarmente critiche come quella della pianura padana, non c'è dubbio che il solo sindaco non può riuscire a incidere più di tanto, anzi rimane spesso bersagliato in quanto responsabile della salute dei cittadini, quindi anche sottoposto a un controllo dell'amministrazione giudiziaria, e da un lato non ha quegli strumenti necessari, perché non è solo con il suo livello istituzionale che può incidere sulle politiche di risanamento della qualità dell'aria. Quindi partirei proprio ho fatto un breve escurso. Adesso, questo progetto mira proprio questo, a cercare di coinvolgere i cittadini, in questo caso stiamo parlando dei cittadini più attenti, che sono gli studenti, per anche cercare di colmare quel gap a volte di sfiducia e di credibilità che può esistere tra, in questo caso, noi come soggetti tecnici, ma anche da parte del sistema istituzionale, per spiegare che quella è la situazione e che quello è il modo giusto per poter procedere. Quindi darei la parola per il primo intervento, e poi dopo ovviamente coinvolgerò tutti gli altri soggetti. Sì, grazie dell'invito e complimenti all'ISPRA e a tutti i soggetti che hanno organizzato questa giornata e soprattutto che hanno organizzato questo progetto. Probabilmente lo hanno già detto questa mattina coloro che sono intervenuti prima di me,
ma io non so cos'altro deve capitare per dimostrarci che la questione climatica, del cambiamento del clima, deve essere, come dire, l'elemento centrale di qualsiasi politica in questo momento. In questi giorni, in queste ore, si sta discutendo tanto, purtroppo, del dramma di Venezia, giustamente legato al fatto che alcuni investimenti come il MOSE non siano ancora partiti dopo tanti anni, dopo tanti scandali, via dicendo. Ma a mio parere non ci si sta soffermando abbastanza sul fatto che ormai noi quotidianamente, quasi, ma di certo periodicamente, assistiamo a eventi atmosferici sempre più estremi. Le maree a Venezia ci sono sempre state, ma di questa entità no. Così come ci sono sempre stati temporali, ma le bombe d'acqua degli ultimi anni non c'erano prima. Così come ci sono state le grandinate, ma le grandinate che abbiamo avuto, vi farei vedere i chicchi di grandine dell'anno scorso che abbiamo avuto a Pesaro, non c'erano mai state. Allora, che cosa manca ancora? Lo dico soprattutto la politica, che in questo caso rappresento anche, ma anche il mondo economico e in generale coloro che hanno maggiori responsabilità. Che cosa deve ancora succedere per far capire che il tema del cambiamento del clima e l'elemento ambientale è centrale ormai per lo sviluppo, per il futuro? Dopo, fra l'altro, che è emersa una nuova generazione di ragazzi che con forza, determinazione, grande consapevolezza ce lo sta gridando quasi tutti i venerdì. Ed è per questo che è importante che questo incontro, questo progetto che coinvolga le scuole, perché è da lì che cambia la cultura. A mio parere sta già cambiando. Io sono molto fiducioso sul fatto che questa generazione, al di là delle ironie che sono state fatte da parte di qualche scemo, battute su Greta, i gretini, tutte queste stupidaggini qua, sono molto fiducioso di questa nuova generazione, perché c'è una consapevolezza nuova e un cambio culturale in atto che produrrà degli effetti in tutti gli ambiti, e che a mio parere i sindaci in particolar modo devono ascoltare e riuscire in assoluto ad interpretare. In questo caso parliamo ovviamente dell'inquinamento dell'aria, che ha dinamiche molto particolari. Vi faccio sempre l'esempio, il presidente dell'ARPAM, il direttore dell'ARPAM delle Marche sa di che cosa parlo. Quando ero presidente alla provincia avevo istituito un premio che era la bandiera trasparente, che io invito queste organizzazioni a riprendere, perché era una delle mie invenzioni stravaganti, ma a riprendere. Per noi abbiamo la bandiera blu, la bandiera arancione, la bandiera blu sulla qualità dell'acqua, la bandiera arancione sui borghi antichi. Ero inventato questa cosa, la bandiera trasparente, cioè andare a premiare ogni anno le località che avevano l'aria migliore. E avevo fatto queste, per me era un modo anche per valorizzare le aree interne della nostra provincia, in particolar modo le zone appenniniche, e mi ero inventato questa cosa partendo da Carpegna, che non so chi di voi conosce, diciamo una montagna tra la provincia di Pesaro e la provincia di Rimini, famosa perché la scalava sempre Pantani nei suoi allenamenti, era la montagna di Pantani, diciamo, dove lui si allenava, e abbiamo messo questa prima bandiera trasparente dopo aver analizzato l'area, perché insomma quando io ero piccolo si portava una settimana i bambini, i ragazzi a Carpegna, perché si diceva che c'era l'aria buona, no? Quindi quando avevano le tonsille, quando avevano la tosse, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una tradizione. Effettivamente l'aria era buona, ovviamente conta molto il tasso di umidità, una serie anche di altre caratteristiche oltre il tema dell'inquinamento. E quindi abbiamo l'anno dopo fatto altre analisi in altri comuni, e tanti comuni hanno partecipato, dice vogliamo riconoscerla anch'io. E comuni che mai mi sarei aspettato avevano valori di polveri sottili altissime. Tant'è che quando li abbiamo visti non ci credevamo. Comuni ugualmente, diciamo, posizionati non vicino aree industriali o aree di grande traffico, ma posizionati in aree diciamo ambientalmente molto belle. E poi abbiamo capito qual era il motivo. Siccome le Marche sono fatte a pettine, sono tutte vallate, e molti venti entrano dal Mar Adriatico, quando la produzione di polveri sottili che veniva dalla pianura padana, in alcuni momenti dell'anno, si infilava lungo le vallate delle Marche, quindi facendo schizzare i valori delle polveri sottili al massimo in località impensabili. Per dire di come questo tema non è un tema micro, no?
è un tema macro, per cui non è che i problemi della pianura padana riguardano la pianura padana, i problemi della pianura padana riguardano una parte importantissima del paese. Questo però non può essere per noi una scusa per non fare nulla, e invece io credo che nelle città occorra fare il tutto il possibile per ridurre, in questo caso ciò che andrete a misurare in particolar modo è il biossido di azoto, che esce, immagino, in maniera particolare dai tubi di scappamento delle nostre macchine, dei nostri camion che attraversano la città, e quindi una parte riguarda anche le politiche cittadine, le politiche di mobilità cittadina. Quando andiamo a illustrare la nostra bicipolitana, e non hai idea per me quanto è stato che soddisfazione è stata superare Ferrara, perché Ferrara è sempre stata la città della bicicletta. Io da quando sono ragazzino guardavamo a Ferrara con gli occhi, no? E tutti, chi di voi è andato a Ferrara ha fatto la ciclabile che gira intorno alla città. Quando abbiamo visto che la classifica di Legambiente, grazie alla bicipolitana, avevamo superato Ferrara, insomma, capite qual è stata la mia soddisfazione. Però spesso e volentieri mi dicono: ma che cosa ha prodotto la bicipolitana a Pesaro? La bicipolitana è un sistema di piste ciclabili costruite come una metropolitana, cioè pensate in maniera strategica più di 10 anni fa per collegare luogo strategico a luogo strategico, numerate, colorate come la metropolitana, e oggi siamo arrivati a quasi 100 km di bicipolitana. Questo che cosa ha consentito? Ha consentito che un pesarese su 3 usa tutti i giorni la bicicletta, di media durante l'anno, e per questo abbiamo superato Ferrara. Molti mi dicono: vabbè, che cosa ha prodotto? Beh, intanto ha prodotto sicuramente molto inquinamento in meno, perché se tante persone si muovono in bicicletta piuttosto che in auto o in motorino, che soprattutto i ragazzi usavano quasi tutti il motorino anche nel periodo estivo, sicuramente ha ridotto l'inquinamento. Sicuramente ha fatto bene alla salute, perché se ci si muove male non fa. Dall'altra ha messo in moto un pezzo di economia. All'inizio abbiamo avuto le denunce di tutti, perché tutti consideravano le piste ciclabili e la bicipolitana una cosa che non serviva. Sapete come per i sindaci l'incubo siano le buche nelle strade, no? E qui a Roma ne sappiamo qualcosa, diciamo così. Ma è un incubo di tutti i sindaci. E ogni volta che facevamo un chilometro di pista ciclabile mi diceva: ma sarà meglio che pensate alle buche nelle strade, no? La mettevano in alternativa. Oggi non c'è più nessuno a Pesaro che la mette in alternativa, anzi, le polemiche che noi abbiamo, io qualche mese fa sono stato rieletto, è di quei quartieri dove ancora la bicipolitana non è arrivata, magari quelli un po' più periferici, che considerano ormai la bicipolitana un diritto. E dicono: ma scusa, ma perché lui che abita nel quartiere centro ce l'ha, io che abito nel quartiere più fuori non ce l'ho? E cosa sono, un cittadino di serie B? Cioè, una cosa che 10 anni fa appariva una cosa che non serviva, non era prioritaria, oggi è considerato un diritto. Per dire di come la consapevolezza delle persone cambia le città, non sono solo gli amministratori che cambiano le città, è la consapevolezza delle persone che cambia la città. E oggi, come dire, possiamo sperimentare senza incidenti, come è successo da altre parti, senza grandi polemiche, la flotta di monopattini elettrici, possiamo sperimentare altre forme di bike sharing, e ovviamente alcune cose funzionano meglio, da noi tutto sommato ha funzionato abbastanza bene, ma quello è il futuro delle città. Guardate, lo dico anche per città che non hanno le caratteristiche di Pesaro, perché Pesaro è una città all'80% pianeggiante, poi c'è delle splendide colline intorno, e quindi noi abbiamo fatto una scelta strategica perché la bicicletta in verità è il mezzo spesso e volentieri più veloce, più comodo e meno costoso. Questa è stata la chiave. Se voi ci pensate, ogni volta che ci muoviamo automaticamente nella nostra testa, al di là della sensibilità ambientale che ognuno di noi ha, diciamo, più o meno sviluppata, tutti noi ci facciamo 3 domande: qual è il mezzo, devo andare in un posto, qual è il mezzo più veloce, più comodo, meno costoso? La sintesi di queste 3 domande ti fa fare la scelta. Io oggi andrò a Milano alle 2, non ci vado in aereo, perché l'alta velocità, da quando c'è l'alta velocità è il mezzo più comodo, non del tutto meno costoso, ma sicuramente più comodo e più veloce. E quindi scelgo quello rispetto ad andare a Fiumicino, prendere l'aereo, poi andare a Linate, scendere, prendere il taxi.
ok? La scelta macro è anche nelle città. E noi che cosa abbiamo dimostrato? Che la bicicletta in una città come Pesaro era spesso e volentieri il mezzo più comodo, più veloce e meno costoso. Per questo c'è stato questo balzo. Ma l'avvento delle nuove tecnologie cambia tutto. Perché se io con la mia e-bike, no con la mia e-bike, con l'e-bike che ho affittato, sono riuscito a fare una strada, da noi la panoramica si chiama, che è in gran parte in salita, che fanno infatti i ciclisti, e con la mia bicicletta normale non sarei arrivato neanche al primo tornante, perché non ce l'avrei fatta, significa che mia madre, che la bicicletta non la prende mai, perché come dire, ha qualche problema in più, con l'e-bike può prendere la bicicletta. E significa che tu puoi prendere la bicicletta in percorsi più lunghi rispetto adesso e puoi prendere la bicicletta in percorsi non pianeggianti, perché a proposito di comodità, un conto è usare la bicicletta per il tempo libero e per lo sport, per cui se sudi è un bene, ma se tu devi andare a lavorare, devi andare a scuola, non si può andare tutto sudato. E quindi il tema dell'innovazione tecnologica può cambiare la mobilità, non del tempo libero, ma la mobilità quotidiana. E quindi le nuove tecnologie applicate a uno degli strumenti, diciamo, dei mezzi di mobilità più antichi che abbiamo, la bicicletta, può cambiare profondamente la mobilità delle nostre città e ridurre fortemente l'immissione in atmosfera di inquinanti. Così come ovviamente c'è tutto il tema delle auto ibride, delle auto elettriche, di tutto questo avvento qua, insomma, no, che sta crescendo gradualmente e per il quale ancora non abbiamo attrezzato le nostre città. Poi c'è un tema che riguarda il costruito, del quale a mio parere ancora non c'è grande consapevolezza. La cosa incredibile è che ci sono finalmente grandi incentivi, ma non c'è la consapevolezza. Sapete che sono stati riconfermati in legge di bilancio gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, dei condomini. In aggiunta c'è questa novità, secondo me importante, soprattutto se verrà legata ad un periodo di tempo abbastanza stretto, che è il bonus al 90% per le facciate. Perché il bonus al 90% per rifare le facciate decrepite dei palazzi delle nostre città, abbinato agli incentivi che già c'erano, rendono davvero molto conveniente nel 2020 mettere in campo molti progetti di riqualificazione, di ristrutturazione, di riqualificazione energetica del costruito. Perché vi dico non c'è la consapevolezza? Perché se io facessi qua la domanda a tutte le persone che sono qua, che quindi diciamo sono sopra la media dal punto di vista della sensibilità ambientale, nessuno di noi o quasi nessuno di noi sa qual è il valore energetico della propria abitazione. Quanto consumano? Qual è la diagnosi energetica della propria abitazione? Sono pochissimi in Italia in questo momento, pochissimi. Lo sanno qualche tecnico? Ma io ho fatto ogni volta che faccio un'assemblea faccio alzare la mano pubblica, su 200 persone la alzo in uno, due. Nessuno sa in Italia quanto consuma energeticamente la propria abitazione. E noi a proposito di formazione, anche qui, come dire, rilancio un tema che potreste riprendere. Abbiamo fatto un corso di formazione con l'FSE nelle case dei pesaresi, mandando giovani disoccupati con l'attrezzatura comprata col Fondo Sociale Europeo a fare la formazione nelle case dei pesaresi, andando a casa di Marchetti e facendogli in mezza giornata il check-up energetico gratuito della propria abitazione. Infissi, finestre, pavimenti, impianto elettrico, impianto termico, eccetera, eccetera. Dopo qualche settimana, come formazione appunto, al signor Marchetti gli arriva a casa il check-up energetico della propria abitazione, con le possibilità di intervento che potrebbero ridurre lo spreco energetico e di conseguenza creare un risparmio nelle tasche del signor Marchetti, e di conseguenza lui, senza dovergli vendere nulla, ha la consapevolezza per intervenire o meno e migliorare o meno l'aspetto energetico e termico della propria abitazione. Io questo aspetto della consapevolezza, secondo me, manca nei cittadini. È un tema che è fondamentale, perché credendo nella consapevolezza dei cittadini come elemento fondamentale per cambiare i comportamenti e l'economia, questo elemento manca. Allora ve l'ho fatta un po' larga per arrivare al progetto, perché questo progetto che nasce nelle scuole è un pezzettino di consapevolezza in più che noi aggiungiamo a cittadini attuali del futuro delle nostre città, che sono i ragazzi.
li rendete partecipi di un'analisi e di conseguenza gli fate capire concretamente, andando a analizzare quello che succede, che cosa respirano quotidianamente, che cosa respirano a scuola e andando a scuola, e questo è un contributo fondamentale che date anche ai sindaci di quelle città, ai presidi di quelle scuole. Nel nostro caso ringrazio, perché noi abbiamo 3 scuole che sono state individuate nella città di Pesaro che fanno parte di questo progetto, e quindi, come dire, anche un grande contributo che date alla città che ho l'onore di governare. Ho provato a fare degli esempi anche per valorizzare questo aspetto, sapendo appunto che c'è tantissimo da fare, ma abbiamo una leva fenomenale che è una nuova generazione. E abbiamo un'emergenza che ormai è sotto gli occhi di tutti. Se non ci muoviamo adesso, ognuno per quello che può, ognuno facendo un pezzettino e non aspettando che faccia qualcosa qualcun altro, io credo che un po' alla volta potremo migliorare sicuramente la situazione delle nostre città e magari dare anche un piccolo contributo alla sfida epocale che stiamo vivendo, che è quella del cambiamento climatico. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringrazio davvero il sindaco di Pesaro, perché ha fatto veramente un quadro esaustivo di tutta una serie di questioni che sono veramente importanti e anche molto 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 attuali. Rimaniamo nelle Marche, quindi Giancarlo Marchetti, direttore generale dell'agenzia di ARPAM, si chiama ancora così, vero, ARPAM. E tra l'altro loro hanno fatto un'interessantissima esperienza, stanno conducendo, non so se vorrai parlare un po' anche di questa, dell'app a Falconara di controllo su una raffineria, con il coinvolgimento dei cittadini, e che anche questa la consideriamo una delle esperienze più interessanti in campo di applicazione di politiche di cittadinanza attiva. Quindi Giancarlo, do a te la parola, cioè, devi far vedere qualcosa, è un po' di diapositive. Perché ho saputo stamattina della sostituzione, per cui prego, vai. Dunque sì, una cosa, anche approfittando, diciamo, della presenza dei ragazzi e dei loro insegnanti. È evidente, lo diceva stamattina Pepe, della quantità dei dati che noi produciamo per quanto riguarda l'ambiente, i vari monitoraggi che facciamo sulle acque, sull'aria, sul suolo e così via. L'importante è saper trasformare questi dati in informazione ambientale. E altrettanto importante è sapere trasformare questa informazione in una comunicazione efficace, che nel caso dei ragazzi vuol dire in educazione ambientale, educazione. Dico questo avendo anche una certa sensibilità, perché io, come dire, precedentemente ho fatto un lavoro, mi occupo di educazione ambientale, insomma, nella regione Umbria, per cui ho un po' sperimentato il rapporto con i ragazzi e soprattutto con gli insegnanti, perché noi dobbiamo più che altro, vuol dire, se vogliamo essere efficaci nella nostra attività di sensibilizzazione, insomma, appunto, dei ragazzi, lavorare più che altro con gli insegnanti, perché quelli che hanno le capacità poi loro sì di trasformare quello che noi vogliamo far rappresentare, insomma, ai ragazzi. Oggi ci sono state varie discussioni e varie presentazioni, molto tecniche probabilmente, e qualcuno anche di difficile, insomma, per voi è difficile, insomma, capire l'impatto, insomma, cosa vuol dire. Si è parlato, per esempio, lo dico perché è una cosa che dico sempre quando parlo nell'assemblea di queste questioni, si è parlato molto, per esempio, dei polveri sottili e della combustione. Uno parla PM10, io in genere quando vado a parlare, insomma, non tanto con i ragazzi, ma quando nei dibattiti faccio sempre una diapositiva con un capello, e quant'è una particella di PM10 rispetto al capello, così la gente si rende conto di cosa stiamo parlando, insomma. E poi il fatto, per esempio, che oggi abbiamo sentito dire, insomma, che lo diceva anche ultimamente l'ultimo intervento di Giuseppe Sgorbati, dell'incidenza delle polveri e del riscaldamento nella quantità delle polveri prodotte. Allora, sì, è il 5-7%, però non avete una grandezza, insomma, di questo. Per esempio,
una mezza giornata di un caminetto acceso, caminetto a legna di quelli liberi, produce la stessa quantità di polveri sottili come 10.000 km di una macchina a benzina e 4.500 di una macina a metano. Scusate, a gasolio. Ecco, la stessa informazione detta così forse vi colpisce di più, perché così passa. Altrimenti, io racconto sempre, cioè racconto, c'è stata un'esperienza, io mi occupavo di acque, di acquedotti, di acque eccetera. Allora, gli acquedotti della regione Umbria dove lavoravo perdevano il 30% degli acquedotti, il 30% delle portate che venivano erogate, voleva dire 31 milioni di metri cubi l'anno. Io andavo dall'assessore e dicevo: guardi che noi perdiamo 31 milioni di metri cubi, e lui non mi diceva niente. Quando ho detto: guarda, perdiamo dagli acquedotti due volte il lago di Piedilugo, ha fatto un salto sulla sedia, poi sono stati messi subito finanziamenti per poter eliminare le perdite in rete. Cioè, questo per dire che spesso noi tecnici l'informazione non siamo in grado di farla passare, dobbiamo lavorare in questo caso specifico anche con i professori affinché ci sia appunto una reale, diciamo, come dire, coinvolgimento anche indiretto di quello che si vuole, anche perché molte volte questo non vale solo per i ragazzi ma vale per tutto. Noi appunto siamo a conoscenza di molti dati, ci sono comitati per esempio per qualsiasi impianto di biomasse, ma se un impianto di biomasse di un mega produce l'equivalente di 5 camini come, di legna come produzione, questo quando uno va ai comitati lo dice, chiaramente cambia, perché cambia la percezione di quello che è l'impatto, insomma, su queste questioni. Questo è educazione ambientale. Citizen Science, l'esempio che diceva prima direttore Pratti. A Falconara c'è una raffineria, ci sono 500 circa segnalazioni l'anno di sostanze maleodoranti che vanno, che insomma i cittadini percepiscono, però non si riesce a capire le cause di qual è il processo produttivo che porta a questo tipo di segnalazione. Noi abbiamo costruito un'app in cui il cittadino al momento quando percepisce il cattivo odore può mandare una segnalazione sul telefonino dicendo se è forte, se è debole, di che cosa sento odore, di idrocarburi oppure di fogne oppure di zolfo, eccetera eccetera. Dopo un tot numero di segnalazioni in un tempo molto limitato, mezz'ora, scattano dei campionatori d'aria che sono stati messi, si stanno mettendo, adesso ne sono due in atto nella zona a Falconara, per cui il cittadino di fatto attiva in maniera indiretta questo campionatore, il quale campiona l'aria e poi vede, va in laboratorio il campione e poi si vede qual è il processo produttivo che in qualche modo ha comportato questo cattivo odore. Tutto questo è visibile su un sito, è visibile anche per le aziende, sono 7-8 aziende in quella zona che producono in qualche modo, che creano un impatto ambientale, per cui loro potrebbero eventualmente valutare quali sono i processi industriali che in quel momento comportano cattivo odore. Questo vuol dire mettere insieme cittadini e imprese in qualche modo, in maniera indiretta, per ovviamente il bene, insomma, di quello della salute e dell'ambiente, nel senso se l'impresa sa che quel processo produttivo crea cattivo odore cercherà di non farlo più, anche perché poi il cattivo odore si misura e poi possono anche essere provvedimenti. Ecco, questo, come dire, è molto importante il coinvolgimento dei cittadini in tutti questi processi, anche perché, come insomma sappiamo, ci diciamo spesso tra noi, ormai c'è un'evoluzione, cioè non ce la facciamo più a stare dietro come struttura a tutte quelle che sono le richieste, per cui il coinvolgimento dei cittadini è necessario anche per mirare meglio i nostri interventi sul territorio. Grazie per adesso. Grazie Giancarlo, che ha riportato un'esperienza che da raccontare ci ha messo qualche minuto, in realtà da mettere a punto c'è tanto lavoro dietro. Darei a questo punto la parola a Andrea Minutolo, che è il coordinatore scientifico di Legambiente. Noi tra l'altro con Legambiente come ISPRA siamo impegnati in diversi progetti su un settore diverso, soprattutto quello sull'introduzione delle specie aliene.
E guardate che anche quello sembra un tema per naturalisti, in realtà lo è, ma è un tema importantissimo anche per la nostra economia, cioè l'impatto, non vi sfugge, che può avere l'introduzione di una specie aliena, pensate a quello che sta provocando e che ha provocato la cosiddetta cimice asiatica per tutta la coltivazione delle pere in questo paese, ha mandato in crisi un intero settore, perché appunto è una specie che viene dall'Asia. E quindi il monitorare, non parliamo dei nostri fiumi, però ecco, il monitorare l'introduzione di queste specie con l'aiuto in questo caso dei cittadini e attraverso questo diversi progetti europei che abbiamo messo in piedi, uno molto importante anche con Legambiente che sta procedendo, non è solo un elemento conoscitivo per chi, per il cittadino per l'associazione, ma è veramente l'avere sul territorio migliaia di sentinelle che possono dare un input molto importante per prendere poi delle decisioni altrettanto importanti a questo riguardo. Detto questo, darei la parola appunto ad Andrea Minutolo per le sue considerazioni. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito e l'opportunità di partecipare a questa giornata di lancio del progetto. Brevemente farò tre riflessioni sui tre cardini, no? della giornata e del progetto, cioè le scuole, gli studenti, la citizen science e l'inquinamento atmosferico, perché sono, come posso dire, facce di una stessa medaglia e quanto mai era ora che venissero, come posso dire, legate le tre colonne portanti in un unico progetto. Dico questo perché i cittadini del futuro, come sono stati definiti prima, cioè, ma sono cittadini già oggi in realtà, cioè voi studenti, voi ragazzi, avete un duplice ruolo, nel senso che non solo sarete i cittadini di domani, i decisori politici di domani, i lavoratori di domani, ma oggi siete dei figli che torneranno a casa e quindi tutto quello che riuscirete a imparare con la scuola riuscirete a portarlo a casa e quindi già da oggi riuscirete a migliorare la percezione su determinati argomenti. Basti vedere come sulla raccolta differenziata il miglior, come posso dire, meccanismo per introdurlo nelle case degli italiani sia stato quello proprio di averla introdotta nella scuola e quindi i cittadini dai bambini più piccoli che prima a bacchettare i genitori per una raccolta differenziata fatta male. Quindi è fondamentale il ruolo degli studenti, della scuola in progetti formativi come questo, come ci sono tanti altri. Sulla Citizen Science, Legambiente è un'associazione insomma ormai da 40 anni sul territorio, una delle più grandi italiane. Indirettamente noi facciamo Citizen Science già prima che il tema esplodesse negli ultimi anni, non dico questo per vantarmi, ma per dire che poi la nostra esperienza sul campo di coinvolgimento dei cittadini, dei volontari in campagne di sensibilizzazione ambientale, di formazione ambientale, che poi avesse, come posso dire, l'obiettivo di basato su un ambientalismo scientifico, quindi su dati ufficiali. Immaginate nell'era pre-internet il monitoraggio era cercare i dati ufficiali, mentre adesso online riesce a trovare tutto, quindi adesso si passa a un monitoraggio quasi più fattivo, più pratico, ma in realtà nel passato andare a cercare i dati ufficiali era una sfida a colpi di fax praticamente, mentre adesso è tutto disponibile online. Dico questo perché spesso siamo coinvolti come soggetti partecipanti piuttosto che come stakeholder a diversi progetti di citizen science e noi, almeno nella mia esperienza, abbiamo sempre visto un difetto, spesso, non sempre, ma un difetto nell'impostazione di progetti di citizen science. O partivano dal basso, che non è un difetto, ma il modo per cui partivano erano sbagliati, e dico per questo, perché spesso partivano da, come posso dire, situazioni critiche sul territorio, vedi genitori, famiglie contro l'inceneritore, contro l'impianto, contro la discarica o quello che era, e quindi la diffidenza nelle istituzioni, nei dati ufficiali del monitorato, di chi doveva monitorare, quindi delle ARPA o delle agenzie o dell'ISPRA, venivano presi come dati non veritieri e quindi lo spirito con cui nascevano questi progetti, sì di cittadinanza attiva, perché è giusto che un cittadino si, come posso dire, difenda il proprio territorio, però poi mancava la parte di scientifica, cioè spesso vengono ancora oggi montati i vari sensori low cost, vengono presi dati perché internet ormai diffonde dati in maniera molto diffusa, ma manca la parte scientifica, quindi l'attivismo
la parte citizen perdeva la parte diciamo scientifica della vita scientifica, quindi c'era un senso unico dal basso verso l'alto contro le istituzioni. Ma d'altro canto abbiamo visto spesso progetti di citizen science in cui istituzioni, centri di ricerca, università coinvolgevano i cittadini, studenti, famiglie in operazioni di monitoraggio, però poi arrivederci e grazie, cioè non c'era una vera e propria parte, non c'era un scambio, erano strumenti di misurazione per ottenere dati, poi voi non capite niente, ci pensiamo noi a sviluppare i dati e quindi a vedere no, a cosa portano questi dati, perché voi non siete in grado di farlo. Entrambi i casi, che sono due estremi, non sono tantissimi, però all'inizio si è partito spesso con questo tipo di considerazioni, sono carenti di una simbiosi, di uno scambio, cioè la citizen science che vede quindi protagonisti, cittadini, in attività di ricerca scientifica, di monitoraggio scientifico, di attività scientifiche, col supporto di istituzioni, enti di ricerca e via dicendo, se non c'è uno scambio reciproco, sono fini a se stessi, o trovi il dato o sei contro il sistema e quindi cerchi di trovartelo da solo. Non c'è invece uno scambio, cosa che invece in questo progetto è fondamentale, perché mi è piaciuta molto la frase dell'ingegner Bellomo nella sua presentazione, che dice che il monitoraggio è lo strumento che serve, ma l'obiettivo finale del progetto è quello di sensibilizzazione, formazione, crescita vostra, di voi studenti. L'ISPRA, le ARPA non hanno bisogno di fare un monitoraggio in più di un mondo passivo con i campionatori per avere un dato in più. È utile ma non necessario, è uno strumento che serve a avvicinare gli studenti, in questo caso le nuove generazioni, ai dati ufficiali per poterli poi saper interpretare, quindi sapere quello che c'è dietro il dato e quello a cui porta avanti. Quindi questo tipo di approccio è sicuramente quello che è migliore e più efficace per ottenere, per raggiungere poi gli obiettivi. E un'altra considerazione invece la faccio sul tema dell'inquinamento atmosferico, che è una brutta bestia, è una bella gatta da pelare, scusate la poca finezza con cui la descrivo, ma insomma è una materia di cui si parla molto ma che non si vede, non si sente, però poi ogni anno causa 60.000 morti in Italia, morti premature per persone che muoiono per l'inquinamento atmosferico. Inquinamento atmosferico che non vuol dire morire dall'oggi al domani come può essere un incidente stradale, no? Visto che è stato riferito anche questo prima in un'altra presentazione, oggi ci sei, domani non ci sei. L'inquinamento atmosferico porta a malattie di lungo genere, problemi respiratori, quindi causa problemi sociali, impatti sanitari, impatti economici, non soltanto a chi poi perde la vita, ma tutto il tessuto sociale della famiglia che gli sta intorno. Quindi non è un aspetto secondario, troppo spesso ci dimentichiamo noi cittadini che dietro una morte spesso c'è tutto questo percorso negativo che coinvolge quindi intere famiglie. Quindi dietro 60.000 morti ci sono almeno 4 volte famiglie distrutte o comunque insomma in difficoltà. E dico questo perché anche in questo caso prima Fabio Romeo ha fatto la presentazione, no, sul tema, sulla complessità del tema inquinamento atmosferico, tante fonti di emissioni, intervenire singolarmente su ognuna di esse richiede comunque degli sforzi, delle cose tecniche molto particolari. Nell'insieme bisogna mettere in campo le famose politiche integrate per cercare di risolvere il problema a 360 gradi. E un'altra cosa che volevo, su cui volevo soffermarmi, proprio per farvi capire anche la difficoltà nel mettere in campo delle politiche, di come i dati generali che dicevano prima i vari rappresentanti delle ARPA o del Ministero che hanno parlato, cioè trasporti, biomasse, no? Industrie e via dicendo, siano tanti, l'agricoltura, sono tutti i fattori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico, in base anche alla scala su cui si ragiona, hanno delle influenze differenti. Le biomasse sono predominanti come emissioni di polveri sottili su scala magari nazionale, regionale, via via che ci si addentra magari su scala urbana, cioè nelle città, è evidente che non sono i caminetti presenti nelle città di Milano o di Roma a creare il problema principalmente, ma sono evidentemente i trasporti. E allora far capire anche la differenza di scala, quindi la politica di intervento, e dice allora eliminiamo le biomasse, limiteremo il problema, eliminiamo le macchine, limiteremo il problema, non è proprio così semplice. E un altro aspetto su cui volevo soffermare, proprio per darvi una percezione maggiore di come anche il progresso tecnologico da solo non basta, nel senso non basta sostituire le caldaie
con caldaie più performanti. Non basta sostituire le macchine con macchine più performanti e quindi meno inquinanti. Vi faccio un esempio per chiarire quello che, diciamo, l'obiettivo finale a cui voglio arrivare. L'Italia ha il più alto tasso di motorizzazione a livello europeo, 66 o 67 macchine ogni 100 abitanti. Medie di città come Amsterdam, Copenaghen hanno 25-30 auto ogni 100 abitanti, quindi più del doppio. Se anche con la bacchetta magica riuscissimo a sostituire tutto il parco auto circolante, quindi mantenendo quella media, ma con auto anche elettriche, quindi quelle a emissioni zero, il problema dell'inquinamento non verrebbe risolto definitivamente. Ci sarebbe una riduzione, questo è evidente, ma le polveri secondarie, che sono frutto di usura dei freni, usura dei pneumatici, risollevamento delle polveri, rimarrebbe. Quindi il problema non è soltanto tecnologico, da solo la tecnologia, l'abbiamo visto prima, è riuscita a far decrementare l'inquinamento, ma siamo arrivati a un punto in cui non basta più. L'obiettivo adesso è unire la miglioria tecnologica a nuove politiche, quindi la nuova politica sulla mobilità, come diceva benissimo prima il sindaco di Pesaro, è quello di ridurre il numero di auto, di cambiare la modalità, di non avere più l'auto di proprietà ma di usare lo sharing, il bike sharing, la multimodalità, la multimobilità, usare bicicletta, autobus, metro, macchina sharing, quindi non avere più una cosa di proprietà ma utilizzare quello che l'amministrazione ti mette a disposizione. Con quest'ottica allora si riesce anche a far capire meglio ai cittadini delle imposizioni, perché spesso c'è un altro difetto, che il decisore politico, cioè un ragionamento logico, per risanare la qualità dell'aria ci vorranno decenni, anche se oggi spegnessimo tutto, perché c'è un pregresso che ovviamente non si riesce a risolvere dall'oggi al domani. Spesso noi viviamo con politici, con una politica che vuole fatti concreti da giocarsi, banalmente per una questione elettorale, dall'oggi al domani, quindi politiche di lungo respiro non vengono quasi mai prese in considerazione, anche perché sono impopolari. Dal 1 ottobre nell'area del nord c'era il blocco delle auto, veicoli anche Euro 4, come è stato detto in precedenza. I cittadini dell'oggi al domani dicono ma mi togli la macchina, l'ha detto prima il rappresentante di ARPA Lombardia, che si percepisce che l'auto è il problema principale, ma non è la limitazione del traffico la soluzione che viene percepita come risolutiva. E quindi anche in questo aspetto invece cittadini e, come posso dire, i soggetti tecnici come le ARPA, come l'ISPRA in questo caso, quindi con campagne che non hanno un mandato elettorale da dover garantire, ma sono nel loro interesse avere una visione di medio e lungo respiro, e quindi con questo tipo di progetti, con questo approccio di educazione, che si riesce a superare la logica dell'oggi per domani, e si riesce quindi a ragionare in cambiamenti di stili di vita e di abitudini da parte dei più giovani, che un domani si troveranno in maniera naturale nel mondo, diciamo, 5.0, 6.0, chiamiamolo come volete, e saranno quindi cittadini parte integrante del cambiamento già da oggi. E vi ringrazio. Grazie. Il tema sollevato della complessità è un tema molto, molto serio, perché in un contesto dove tutto tende a essere semplificato, spiegare, e su questo poi le do la parola a lei che come educatrice penso debba affrontare davvero una scalata difficile, perché in un contesto dove si tende a semplificare tutto, non c'è dubbio che fenomeni come quelli di cui stiamo parlando oggi hanno un grado di complessità estremamente elevato. E quindi c'è anche culturalmente da fare un lavoro importante, perché credo che anche attraverso queste forme che comunque cercano di far maturare, oltre a contribuire alla conoscenza, ma aumentare anche la consapevolezza, bisogna secondo me cominciare a reintrodurre un po' questa cultura della complessità, perché far passare il messaggio che tutto è semplice, che tutto è bianco e nero, che tutto si può risolvere, credo che sia magari con un cambio tecnologico, con un cambio o con un'unica decisione, visto che non è la verità, perché le cose non funzionano in questo modo, credo che anche in un contesto complicato come questo, magari forse alcune nuove tecnologie ci potrebbero anche aiutare
ad andare in una direzione che oggi invece marcia in un senso completamente opposto, che è quello del semplificare tutto, ed è un problema soprattutto per noi, per chi deve svolgere un lavoro tecnico complesso, complicato, a supporto anche del decisore politico, molto molto difficile. Darei quindi adesso la parola appunto a Fausta Grassi, che è la dirigente scolastica del liceo scientifico e linguistico Ettore Majorana di Roma, che ha una folta rappresentanza qua, anche per insomma avere da lei qualche impressione sia rispetto al progetto, ma lei insomma ha seguito i ragazzi anche in un altro percorso, e anche per capire poi quanto queste esperienze che stiamo facendo e che proviamo a fare dal suo punto di vista sono utili per quei ragionamenti che abbiamo svolto fino ad oggi. Prego. Questa esperienza si inserisce nella nostra scuola in un contesto di abitudine abbastanza, insomma, che abbiamo cercato in questi anni di potenziare sempre di più, e di educazione appunto ai temi dell'ambiente. Abbiamo fatto molti progetti negli ultimi 10 anni, dalla raccolta RAI che ha coinvolto anche scuole del quartiere e il quartiere stesso. Abbiamo fatto, grazie al nostro mobility manager, una mappatura di tutte le abitazioni di alunni, studenti, docenti e personale, per incentivare il più possibile anche il carpooling e forme alternative. Abbiamo fatto anche un lavoro di mappatura per quanto riguarda le piste ciclabili. Abbiamo una flottina piccolissima di 3 biciclette elettriche che ci scambiamo e che in qualche modo possono, ovviamente non risolvono nulla, no? Abbiamo 1200 alunni, non è che 3 biciclette elettriche e 110 professori e personale ATA risolve niente, ma insomma è un modo ancora una volta per lanciare un sassolino nell'acqua e vedere che cosa può produrre. Abbiamo fatto un orto biologico. Il problema vero, ecco, che proprio sta in questo, forse questo monitoraggio che in qualche modo può rappresentare per i ragazzi, perché sì, abbiamo mangiato il peperone che non era stato assolutamente toccato dalla chimica, abbiamo appunto fatto un percorso diverso, il baratto, il riciclo, tante belle cose, però non so quanto poi riesca a tramutarsi. Io spero sempre nell'educazione e nell'abitudine, ma anche nella consapevolezza di che cosa significa realmente, ecco, come diceva prima, anzi un po' tutti avete sottolineato proprio questo aspetto, riuscire a capire in realtà che cos'è, qual è la differenza e qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, che non si risolve appunto assolutamente nessuna semplicità, come diceva il dottor Bratti, ci può aiutare in questo senso. Certo, è un percorso lungo, abbiamo anche coinvolto i bambini delle elementari, proprio perché io penso che si debba arrivare molto prima che nel nostro liceo, perché se non si abituano fin da piccoli, quando c'è stata il passaggio, l'incentivazione a lasciare a casa, a non comprare la busta di elastica al supermercato e portarsi la busta, i nostri ragazzi sono andati nelle scuole elementari, li hanno aiutati a preparare queste sacche da portare poi a casa alla mamma col disegnino sopra, cioè, quindi anche sposando un po' un'idea di comunità, di rete, di scuole. Certo, sono piccoli passi che mi rendo conto che rispetto ai grandi temi rappresentano poco, ma forse provando a misurare, a toccare con mano anche tutte le macchinette, perché una volta il ragazzo che compiva 18 anni, il 2-3 nel liceo quando insegnavo io, aveva la macchina. Oggi con le macchinette a 14 anni sono tutti autonomi e su questo facciamo fatica. Quando ci sono state le manifestazioni del venerdì, ho proprio per circolare, ricordate ragazzi, benissimo tutto, facciamo presente, diciamo, protestiamo, ma se non lo facciamo noi in prima persona, la bacchetta magica non risolve nulla, non verrà mai. Quindi speriamo proprio di poter in qualche modo aiutare queste nuove generazioni. Noi ce la mettiamo tutta, poi sta un po' a tutti quanti mettercela individualmente. Ringrazio moltissimo ISPRA, ARPA, che ci danno questa opportunità di partecipare a questo progetto. Anni fa partecipammo a un monitoraggio sull'inquinamento delle onde elettromagnetiche, però non abbiamo saputo niente. Questa volta invece almeno avremo la possibilità di conoscere anche lo stato della nostra scuola. Grazie. Va
Bene, grazie davvero. Ringrazio, visto l'orario, tutti gli ospiti che hanno partecipato, ringrazio ovviamente tutti i colleghi di ISPRA che hanno lavorato sul progetto, ringrazio anche i colleghi delle agenzie. Guardate, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, chiudo veramente brevemente. Per noi questi progetti di su citizen science, li chiamo cittadinanza attiva, mi piace di più questo, usare queste due parole, non hanno una valenza, per quanto importante, solo educativa, cioè sicuramente è importantissimo l'informazione, le cose che ci siamo detti. Noi ci siamo accorti, dico noi, comprendendo, chiedo scusa ai colleghi delle agenzie, però avendo fatto il direttore di Arpa Emilia Romagna mi considero anche da questo punto di vista, è già in quegli anni, abbiamo veramente notato nel nostro lavoro quotidiano come la diffidenza sia di fatto una problematica che poi va anche oltre le capacità tecnologiche che siamo capaci di mettere in campo. È una discussione che anche oggi abbiamo con il sistema imprenditoriale di questo Paese. Io mi trovo in tantissime tavole rotonde, discussioni con imprese veramente che hanno un grado di innovazione tecnologica e che ci invidiano in tutto il mondo, che però non sono capaci di costruire un impianto in questo Paese. Cioè non sono capaci perché comunque qualsiasi cosa che viene in un qualche modo proposta, non sto parlando di un inceneritore, di una discarica, posso parlare di un impianto di produzione di gas da mettere in rete, posso parlare di quelli che sono gli impianti di compostaggio più innovativi, c'è comunque un senso di diffidenza che non ti fa andare avanti, si chiamano barriere non tecnologiche, che però sono barriere oggi importantissime, che non si riesce ad abbattere. Quindi una società, guardate, qualsiasi tipo di politiche saranno fatte nel futuro, stiamo lavorando molto, noi come ISPRA e anche come agenzie saremo sempre di più impegnati in questo ragionamento sull'economia circolare, stiamo lavorando anche con l'Agenzia Europea, però l'economia circolare non è un'economia che si fa senza impianti. Cioè, qualsiasi tipo di scelta si possa fare strategica per di mitigazione climatica, di l'adattamento climatico si fa costruendo anche impianti, no? Per aumentare la resilienza delle comunità, dei luoghi, e occorre un'impiantistica magari diversa. Allora, questo Paese oggi non è in grado, ci siamo accorti che in qualsiasi tipo di situazione anche noi ci troviamo, quindi non si riesce ad andare avanti, un po' per la diffidenza nella politica, un po' per la storia, e quindi ci siamo posti un problema, almeno dicendo, forse anche noi, che siamo comunque una struttura pubblica, che in teoria dovremmo essere quelli in cui il cittadino si fida ciecamente, ma non è così, ci siamo accorti che non è così, e quindi abbiamo bisogno di mettere in campo strumenti nuovi, che non siano solo la grande capacità tecnologica, che l'abbiamo vista oggi, no? Siamo probabilmente, dicevamo, i più bravi in Europa, però nonostante questo abbiamo quindi bisogno di introdurre qualche cosa di diverso. Allora non è che ci sono, cioè che abbiamo tante possibilità, abbiamo puntato anche noi su questa questione della partecipazione, consapevolezza, che non significa informazione, eh. Sono due concetti abbastanza diversi, un conto è dire io ti racconto una cosa, un conto è dirti partecipa con me in questa cosa per cercare di capire come funzionano, e quindi una volta che condividiamo si può agire in un determinato modo. Quindi addirittura abbiamo associato un antropologo, perché stiamo lavorando, noi siamo un ente di ricerca e quindi possiamo associare con stupore di alcuni colleghi che mi dicevano scusa ma perché ti prende un antropologo? Ma perché stiamo cercando di provare ad aggredire alcune questioni anche con delle logiche assolutamente diverse. Poi avevamo nel tempo, soprattutto nel versante sul nucleare, no, sviluppato il tema della percezione del rischio, che allora quando si parlava di nucleare, essendo noi veniamo in parte della nostra storia, veniamo da lì, ci si era anche arrovellati per cercare di capire insomma cosa si poteva mettere in campo. Però oggi tutti questi concetti sono cambiati, ma sono sicuramente importanti, per cui abbiamo detto forse anche nel nostro lavoro, per quanto siamo bravissimi, abbiamo bisogno di avere un approccio diverso. Quindi questi progetti che stiamo mettendo in campo, questo è uno, quello che ricordava Marchetti un altro, Arpa Friuli ha fatto un lavoro
sul radon, distribuendo a tutte le famiglie dei kit, cioè si sta un po' sviluppando questa cultura, perché è uno strumento che noi cerchiamo di mettere in campo, noi dico tecnicamente, per cercare appunto di dare un po' di supporto ai decisori politici per rendere il sistema pubblico il più credibile possibile. C'è un gap da recuperare non indifferente. A questo proposito, e veramente chiudo, ho fatto qualche tempo fa, sono stato invitato in Sardegna, credo ci sia stato questo summit dei giovani amministratori dell'ANCI, giovani sindaci, che tra l'altro hanno dedicato la loro giornata sui temi della sostenibilità, e quindi ho trovato un grande interesse da parte di questi giovani amministratori verso tutte le tematiche che stiamo parlando oggi. Quindi concludo anche con questo appello, richiesta, diciamo, già lì io l'avevo manifestata, cioè la volontà da parte nostra, anche come sistema, non so, parlavo di ISPRA, ma credo di interpretare, Chicco, spero, anche come posso dire, il desiderio, la volontà delle agenzie, quello di poter interloquire anche con questi giovani sindaci, no, su questi temi come quello della sostenibilità, come questo dei cambiamenti climatici, e come questo di dare degli strumenti per fare sì che le decisioni e queste scelte coraggiose, perché di questo stiamo parlando, veniva ricordato prima, no? La politica spesso è abituata oggi a ragionare su tempi brevissimi, in realtà ci sono delle situazioni che vanno ragionate su tempi lunghi. Quindi il coraggio che possono avere amministratori, forse un po' più giovani, mi permetto di dire, nell'affrontare alcune sfide, deve essere supportato anche da delle strutture politiche, delle strutture tecniche come le nostre, che possono aiutare ad andare in determinate direzioni. Ma molto, molto volentieri, così poi le rilascio la parola per chiudere. Non solo sono molto d'accordo di, diciamo, fare questo lavoro magari costante, perché l'ANCI è anche una bellissima scuola di formazione per giovani amministratori, e quindi, come dire, si può fare un lavoro strutturale con loro anno dopo anno, e questo sicuramente sì, e ne parliamo subito con coloro che organizzano, diciamo, la scuola di formazione. E l'altra cosa che vi lancio però, ecco, questa idea che ho lanciato della bandiera trasparente, proviamo a ragionarci, cioè io credo davvero che i comportamenti virtuosi siano contagiosi. In questi anni da sindaco, ogni volta che c'è qualcuno che, come dire, raccoglie le cartacce, raccoglie le cicche di sigarette, raccoglie la plastica, io ho trovato il modo di premiarli, di metterli in evidenza, di valorizzarli, e sta venendo, sono sempre più le persone che mi mandano foto, fanno iniziative, si organizzano, perché gli elementi, le esperienze virtuose sono contagiose. Se noi pensiamo sul tema delle acque, e quando un sindaco non ha più la bandiera blu, cascano le giunte, ok? Perché poi c'è la strumentalità politica e via dicendo. La bandiera blu è diventata un elemento non solo di qualità delle acque, ma è diventato un elemento di promozione turistica. Quindi avere dei riconoscimenti che in qualche modo valorizzano i comportamenti virtuosi e le realtà che più di altre affrontano i temi che abbiamo affrontato questa mattina, in questo caso legati all'aria, alla qualità dell'aria, può creare davvero un meccanismo virtuoso dove, anno dopo anno si prova a crescere. Ed è una cosa non complicatissima da organizzare, però ovviamente avrebbe bisogno di soggetti come l'ISPRA, che mettono a disposizione le loro competenze tecniche, che costruiscono un progetto nazionale, che ogni anno riconosca a N comuni italiani la bandiera trasparente. Perché? Perché si sono distinti in politiche che sono andate a far crescere la consapevolezza, ridurre le emissioni in atmosfera, cambiare la mobilità delle città, ridurre il consumo di impianti di riscaldamento inquinanti, eccetera, eccetera, eccetera. E io sono convinto che se io fossi sindaco e potessi ricevere un riconoscimento di questo tipo, lo farei diventare un elemento di promozione turistica, quindi non solo di qualità ambientale ma anche di promozione turistica, siccome, insomma, se siamo riusciti a farla qualche anno fa a livello locale, significa che abbiamo le strumentazioni, tutti i soggetti che sono qua, le competenze tecniche per farla diventare magari un progetto nazionale,
da proporre al Ministero dell'Ambiente, da fare ISPRA e tutti i soggetti che voi volete insieme a ANCI o ALI e organizzazioni che in qualche modo io rappresento, che rappresentano i comuni italiani, potrebbe essere un elemento di lavoro che anno dopo anno può aiutare a far crescere, diciamo, la competizione su questo tema, no? Cioè la competizione di meccanismi virtuosi su questo tema. Quindi accetto la vostra proposta sulla formazione dei giovani e rilancio su questo, perché se siete d'accordo organizzo subito un tavolo di lavoro per vedere se riusciamo a metterle in piedi. Va bene, io credo di dire che possiamo accettare, poiché abbiamo gli amici di Legambiente che sono ormai degli esperti su ecosistema urbano, su, magari possiamo vedere già dal prossimo congresso che è a Napoli, che ci sarà la prossima settimana, può essere anche una delle idee eventualmente da mettere in campo, e quindi ti daremo al più breve un feedback di ritorno. Benissimo, grazie di nuovo a tutti, buon lavoro.